Un'amorosa? L'amorosa, oltre al fatto a non riuscire a pensare ad un'amorosa, perché non c'è spazio adesso nella mia testa per questo, e il problema è che non riesco più ad innamorarmi, tra virgolette. Poi sai, quando vivi una situazione sei sempre, almeno io per carattere, sono sempre arrabbiato, nervoso, incazzato, rabbia legittima comunque, no? Perché vedi che sei costretto a difenderti dalle istituzioni, e quando sei in questo stato d'animo fai fatica a pensare al piccolo grande amore, tra virgolette, no? Perché quando sei innamorato pensi al desiderio di stare soli e tutto questo, guarda. Io, se sto solo con una ragazza, ho sempre dietro di me una specie di ombra che mi dice zincheria e mafia e sostanze tossiche, e faccio fatica a separarla da me questa cosa. Ma quando tu parli di ecomafia, cioè, che cosa che ti riferisci in particolare? Ecomafia vera e propria. Io uso il termine ecomafia perché apporto e trasporto sostanze tossiche, io la chiamo solo ecomafia, soprattutto quando si hanno gli appoggi all'interno delle istituzioni. Però noi l'episodio eclatante è l'aggressione, scusa, il tentato omicidio al presidente del comitato, Stefano Giuliani. Alle 5:30 del pomeriggio, in una giornata di pioggia, Stefano viene fermato da dei camioncini che lo bloccano, scendono dei mercenari, li chiamo così, e lo pestano a sangue, sprangate di ferro solo nella scatola cranica, solo in questa zona. Cioè, è chiaro per me, e non capisco perché non sia chiaro per gli inquirenti, che si tratta di un episodio per fare palco, per mostrare, perché se volevano dargli una lezione lo prendevano a calci e pugni. Avrebbe delle costole rotte, avrebbe il naso rotto, i denti rotti, i denti erano perfetti, il naso era perfetto, solo nella scatola cranica l'hanno colpito a sprangate di ferro. Tentato omicidio per lasciare a chi sta attorno il gesto della brutale violenza, e soprattutto per dire: vi prendiamo vicino alle case e siamo in grado di seguirvi. Succede anche che il papà del sindaco, nei bar dove va, dichiara, afferma che abbiamo preso il pastore e poi prenderemo le pecorelle. Sembra che l'onorevole Di Donè, ad un familiare di Stefano, abbia detto che Stefano è stato fortunato a cavarsela così, perché si è interessato di cose di cui non doveva. Sarebbe bastato che uno mi avesse detto che ero in coma, che avevo un incidente, ma nessuno mi aveva detto. Cioè, non avevo più amici, non avevo più nessuno. Ti prova, stavi a letto adesso, ti svegli completamente bloccato, tutti sti qua, non capisci cosa succede, credimi. C'avevo la giacca lì sotto prove e via dicendo del dolore. E la spiegazione che ti aveva dato il tuo cervello era quella? Il mio cervello era quello di aver pensato, visto una strana guerra civile. È strano proprio. Mi ricordo da paese a paese. Dopo mi ricordo che non avevo più quasi neanche soldi in Veneto. Pensa alla gente bastando via andare a lavorare, a sera andavo a lavorare nella zona di Vicenza. Un incubo. Sarebbe bastato che dicessi il giorno, avete avuto un incidente. Dove cazzo sei? Chi c'è? Cioè, cosa è successo? Dove è finita tutta la gente? Mi ricordavo tutti i miei amici, la mia donna, eccetera, eccetera. Tutto. Ma per quel cazzo io ero là? Cosa era successo nel mondo? È sparito il mondo? Vabbè. Ma quindi... E non ti puoi muovere, cioè. Ma non ti puoi muovere, e non potendo parlare, perché non sapevo avere il tubo. Allora, mi penso di aver provato 3-4 volte a staccarmi tutto e liberarmi, andare. Scherzi, ma non me ne frega che sia il paradiso, ma l'importante è che non mi svegli mai più che in maniera là. Dove? Sai che indovina? Bravo.
Dalle mie parti, un episodio del genere sarebbe stato immediatamente marchiato dalla matrice dei clan. Un'intimidazione, un avvertimento. E invece qui, nel cuore del Nord-Est, da subito non hanno trovato di meglio che tirare in mezzo i motociclisti borchiati, i bikers. Nessuno ha visto né sentito nulla. Questa è un'altra cameretta. Più piccola, un'altra cameretta, insomma, ecco. Con tutto quello che abbiamo lottato bisogna che sia a nostro favore. No, per me è stato, perché per me ormai ogni poco gli anni ho consumato. Ma per la gioventù che è venuta adesso sarebbe giusto che avesse un ambiente un po' migliore di adesso. E manco che puoi respirare all'aria buona. Perché abbiamo vissuto qua in campagna e dovremmo morire in campagna, non in mezzo alle fabbriche. Perché andiamo avanti, siamo circondati da fabbriche, no altri, no da siepi e da aria pura. Aria pura non veniamo più altra. Sì, buongiorno, cercavo l'ingegner Bordignoni, io sono Marcello Anselmo, un giornalista. Chi cercava, scusi? Ingegner Bordignon. Chi? Per cos'era? Perché non... Scusi? Ce n'è più di uno. Non so, il titolare. No. Il titolare della zincheria, no? Sì. Pronto? Sì, buongiorno, parlo con... Sono Bordignoni. Bordignon Diego, salve, io sono Marcello Anselmo. È possibile che fare un'intervista diretta? Non so, con lei, con suo capito, la faccio richiamare dall'interessato che è mio padre, che ripeto è anche presidente della città, e quindi sicuramente. Senz'altro, lo lascio mio ricordo. Dare informazioni più o meno importanti, più o meno riservate. Senz'altro, io già nel mese di marzo lasciai due volte il recapito, però non ho avuto, ovviamente. Io capisco voi che giustamente fate il vostro lavoro e ricercate notizie per queste informazioni, ma se non è stato richiamato, ovviamente ci sono anche altri imprevisti di lavoro, e purtroppo non sempre di lavoro, ma anche di salute. Ma quindi, secondo lei mercoledì vi daranno finalmente questa autorizzazione per l'inizio delle lavorazioni e la vostra azienda? È un nostro diritto. Certo. Oltre che un loro dovere. Certo.